Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi parliamo di fish, parleremo di sandil, credo di sandil e qualche piccola distinzione tra la sandil e il black minnow per quanto riguarda i recuperi. Cercherò di usare questo video per dare delle risposte ad alcune delle domande che spesso mi vengono fatte. Allora, per darvi queste risposte vorrei partire un attimino dalla storia, cioè fare una distinzione tra la sandil, quindi tra la Crazy Sandil e la Crazy Sandil nella versione X Strong. Allora, in molti mi avete fatto la domanda, ma secondo me la Sandil ha l'amo troppo piccolo. Altri mi hanno fatto la domanda, ma secondo me la Crazy Sandil ha l'occhiello troppo piccolo per ospitare uno splittering da tonni. Allora, intanto facciamo questa piccola distinzione. L'originale, all'origine c'era la versione della Crazy Sandil, poi è stata fatta la versione X Strong. E andremo a vedere quali sono intanto le distinzioni. Qui vi porto un esempio di una testina da 70 grammi di una Crazy Sandil. Purtroppo qua ho già tagliato l'amo, quindi adesso prenderemo un'altra testina, anzi la prendiamo subito, eccolo qua. Questo è l'amo, non vi faccio vedere la testa perché è di una versione un pochino più grande, però questo è l'amo della versione, addirittura vedete la sezione, è anche un po' più piccolo quello della testa da 70 grammi, della versione Sandil normale. Come vediamo anche l'occhiello che è piccolino, come mi avete detto voi, quindi è vero, l'amo e l'occhiello per la pesca al tonno sono entrambi piccoli. Alcuni di noi avranno nella propria cassetta ancora le sandil. Beh, io avevo a suo tempo ovviato a questa problematica. In che modo? Come ho fatto proprio qui, cioè tagliando l'amo, inserendo quindi il corpo, eccolo qua, nella parte del gambo dell'amo restante, e poi bloccando il tutto con un goccino di colla. Rimaneva ovviamente il problema dell'occhiello che era troppo piccolino, dovevo utilizzare degli split ring leggermente più piccoli, però fondamentalmente si riesce ad utilizzare e ci ho fatto anche molte allamate e molti pesci. In che modo? Chiaramente andando ad unire un assist che poi potevo unire tramite lo split ring all'occhiello dell'artificiale. Ok? Quindi in tanti mi dicono altra domanda. Ma prima utilizzavi l'assist, adesso come mai non lo utilizzi più? Io mi trovo bene con l'assist. Allora, l'assist andava benissimo, ripeto, ci ho preso tanti tanti pesci. Uniche accortezze che avevo avuto era, io utilizzavo questi assist qua che sono della Smith, che come vedete hanno anche il cordino abbastanza rigido. Questo perché all'interno, non so se si vede, c'è un doppio tubicino termorestringente e quindi questo fa sì che l'amo non sia completamente mobile e insomma, andava, scusate, ad agganciarsi sul filo qua, del terminale, sul terminale. Che problemi ho riscontrato con l'assist? Qualche volta quando lanci l'esca si accavalla sull'amo, correndo anche il rischio di trovarci con questa situazione qua, quindi l'amo completamente infilzato dentro il corpo della nostra gomma, della nostra esca. E altro piccolo problema è che qualche volta comunque l'assist si posiziona rispetto al terminale in un modo scorretto, funge da paletta e quindi quando andiamo a fare le nostre gercate può far ruotare l'esca. Ok? Quindi è stata un'ottima soluzione finché non è nata, diciamo, la
la versione X-Strong. Chiaramente dalla nascita della versione X-Strong ha perso un pochino più di significato utilizzare la Sandil nella pesca al tonno. Però ripeto, chi le ha nella cassetta può tranquillamente utilizzarle, e secondo me quella è la soluzione più adatta. Allora, parliamo ancora di testa. La versione X-Strong ve la faccio vedere da vicino. Questa però voglio prendere una testa da 70 grammi. Facciamo così, la tiriamo fuori, vedete, questa è la confezione, perché voi potrete acquistare le teste sia, e anche nella confezione c'è scritto X-Strong. Voi potrete acquistare sia i corpi e le teste nei combo, dopo vi faccio vedere com'è la confezione, che teste singolarmente o corpi a gruppi di tre. Allora, queste sono due testine, ve le metto parallele, vedete, fatte la versione normale e la versione X-Strong. Come vedete ci abbiamo innanzitutto un amo, nonostante che prima l'avevo preso, di una testina più grande, e quindi amo più grande, ma un amo molto più importante anche come sezione. Ok? Una curva molto più ampia, un amo che ho visto sinceramente far fronte e reggere a tante allamate, senza, potrei prendervi degli ami molto vecchi, questo per esempio è già abbastanza vecchio, lo si vede anche dalla testa che ha subito già abbastanza, non arrugginisce, mantiene nel tempo, non si spunta, anche se poi perdendo un po' di punta con una limetta riusciamo comunque a rifarla, quindi insomma veramente un grande amo. E altra particolarità molto importante è appunto quello che dicevamo prima, cioè la dimensione dell'occhiello. Vedete che l'occhiello è stato maggiorato. Arrivo, e quindi il nostro split ring all'interno si muoverà agilmente, senza problemi. Arrivo ad un'altra domanda che mi è stata fatta recentemente. La sezione dell'occhiello è più grande l'occhiello, ma è più grande anche la sezione, e quando vado ad inserire il mio split ring, lo split ring tende a rimanere separato, perché dobbiamo divaricarlo molto, aprirlo molto con le pinze, e quando lo lasciamo non ritorna completamente chiuso. Lì faccio appello a due cose. Una è, utilizziamo degli split ring, non voglio citare marche, ma ci sono degli split ring di qualità che tornano alla perfezione. Degli altri split ring meno, con materiali meno di qualità, rimangono separati. Certo, una soluzione potrebbe essere stata quella di fare l'occhiello meno spesso. Io vi voglio far vedere una cosa, però questa è una testina da 70 grammi che io ho distrutto, perché volevo vedere all'interno come era fatto questo occhiello. Allora, vedete che la particolarità, cioè la motivazione per cui l'occhiello è così spesso, è perché è della stessa sezione dell'amo, cioè è l'amo che continua e forma l'occhiello. Non c'è un punto in cui termina l'amo e poi parte un occhiello del diametro che noi vogliamo, più sottile. Quindi questa è una cosa importante, l'occhiello è un tutt'uno con l'amo, qui anche in termini di resistenza. Volendo, se volete, per ridurlo, un consiglio, se volete ridurre un pochino il diametro dell'occhiello, con un pochino di carta vetrata potete togliere la vernice che c'è di copertura, allora di qualche decimo di millimetro si assottiglia lo spessore, ma ripeto, alla base
sempre il fatto che bisogna utilizzare split ring di qualità. Allora, andando alle teste, innanzitutto le troviamo nella versione X-Strong sia bianche che rosa, e qua adesso non ce l'ho chiusa in bustina, però ce l'ho bianche, rosa, scusate, e blu. E le trovate sia da 70 che da 100 grammi. Questa è una, la versione da 70, una è la versione da 100 grammi. Domanda che spesso mi viene fatta: è meglio la testina da 70 o è meglio la testina da 100? In realtà non c'è una vera e propria risposta. Diciamo che in situazioni ovviamente di approccio alla mangianza controvento o diametro di trecciato in canna grande, quindi che riduce il lancio, ecco, la testina da 100 riusciamo ad arrivare più lontano e quindi a fare un lancio più lungo. Personalmente, quando riesco ad arrivare sui pesci con la testina da 70, ho riscontrato, o meglio, l'esca si muove molto più, in modo molto più leggero, molto più scattante, o sono riuscito a fare qualche allamata in più, insomma. Anche per il discorso corpi c'è una discreta scelta. Domanda che mi viene fatta spesso: quali sono le colorazioni più adatte secondo te? Cosa hai visto? Cosa hai riscontrato? Ovviamente ogni giorno a sé, ogni situazione a sé. Unica cosa che mi sento di poter dire è che nelle giornate con una buona visibilità, quindi sole alto e appunto presenza di sole, le colorazioni che mi hanno dato buoni risultati sono, come molti sapranno, molto spesso il rosa e anche questa colorazione così mango, questo arancio giallo. Diciamo colori ben visibili, e scusate, in situazioni di minor visibilità, dettati dal fatto che non c'è sole e quindi c'è una scarsa visibilità, il bianco è un colore invece che spicca molto. In giornate in cui abbiamo fatto tanti lanci con il rosa o l'arancione, che sono quelle colorazioni ben visibili, non riuscivamo a fare l'allamata, siamo riusciti ad allamare poi con il bianco. Tra l'altro, adesso è nata questa versione qua, che purtroppo a causa di questo virus cattivo non siamo ancora riusciti a provare, ma secondo me sarà una versione molto interessante, una colorazione molto interessante, perché unisce al bianco anche i glitter che ha in pancia, e quindi anche in situazioni, qui con la luce si vede anche abbastanza bene, in situazioni di sole alto probabilmente, insomma, riflette i raggi solari, quindi risulta molto interessante. Altra parentesi, colorazione, in situazioni di centro giornata, quindi con sole proprio allo zenith, e acqua pulita, faccio anche questa premessa, quindi di ottima visibilità, colorazioni naturali come il blu e il verde acqua, ci hanno dato ottimi risultati, veramente ottimi risultati. Domanda che mi viene spesso fatta è: girella, non girella, come faccio la montatura? L'abbiamo visto qualche giorno fa. Come dicevamo, io non utilizzo la girella, utilizzo un solid ring a cui, per mezzo di uno split ring, collego il mio artificiale. Questo è quello che dicevamo prima, con l'occhiello grande, lo split ring, anche se importante, si muove bene all'interno. Caratteristica di questo artificiale:
Una volta infilato, montato il corpicino sulla testa, andiamo a mettere un goccino di colla della fish, la glue, ad unire maggiormente il corpo alla testa e ci troviamo in questa situazione qua, quindi corpo perfettamente saldato alla testa e perfettamente in linea, quindi non abbiamo degli sbalzi fra la gomma e il piombo, in più o in meno, ma è perfettamente in linea. Quando andiamo ad inserire il nostro amo, possiamo farlo anche assieme, qui l'ho un pochino evidenziato, sul corpo ci sono tre puntini. Adesso l'ho, come dicevo, evidenziato, non sono colorati, però si vede bene, sono in rilievo. E che cosa facciamo? Andiamo ad inserire perfettamente al centro, aspettate che se no non ci prendo, eccolo qua, perfettamente al centro il nostro amo. Facciamo scorrere la nostra esca e facciamo uscire il nostro amo non al primo, non al secondo e non al terzo, ma io faccio uscire fra il secondo e il terzo. Quello è il punto che io preferisco per far uscire il nostro amo. Faccio scorrere il corpicino in battuta. Come dicevamo prima, metto la mia colla a saldare, lo tengo a premere qualche secondo, ok? E a quel punto mi ritroverò la mia esca perfettamente, il mio corpo in gomma perfettamente diritto. Quindi una cosa importante è che il corpo non deve fare questo, essere così. Quindi, o perché siamo usciti troppo presto o perché siamo usciti troppo tardi, ma rimanere non diritto, perché nella gercata, che ricordiamo deve essere, per essere attrattiva, una gercata secca, decisa e poi i due tre recuperi a seguire, gercata secca, decisa e due tre recuperi a seguire, questa è l'azione che dobbiamo andare ad imprimere all'esca, la gomma deve fare degli scatti verso l'alto. Nel momento in cui diamo la gercata farà questo scatto. Nel momento in cui recuperiamo si riabbassa per rifare nuovamente lo scatto. Se utilizzassimo una girella o innescassimo male la gomma, nel momento in cui andiamo ad esercitare il nostro scatto, la gomma tenderebbe a ruotare e l'azione dell'esca che ruota non piace ai tonni. Allora, vi ho parlato di teste, vi ho parlato di innesco del sandil. Una cosa importante, capita ovviamente pescando che magari il corpicino si rompe e ci troviamo o magari si scolla un pochino soprattutto dopo un attacco, dopo qualche attacco, a volte lo taglia completamente, quindi lo prendiamo e lo gettiamo. Ma se vediamo che è ancora utilizzabile, io di solito che cosa faccio? Faccio due cose. Stacco completamente la testa, chiaramente a casa, è un'operazione che faccio a casa, stacco completamente la testa dal corpo e mi ritroverò il mio taglio da riparare. E questo con la glue, come dicevamo prima. Che è una colla con delle caratteristiche molto importanti perché riesce a saldare perfettamente il corpo e lasciandolo comunque elastico, vado a riparare il danno che si è creato. Ma un'altra piccola problematica che mi trovo è quando dovrò andare ad incollare alla mia testa il corpo e ripassare nello stesso punto, rifacendo uscire nello stesso punto dove ero passato prima il mio amo. Allora io faccio una cosa, la prima cosa che faccio è tagliare circa 1 centimetro del corpo. Qui avevo la colla residua che comunque è secca. Tagliare circa 1 centimetro del corpo, mi ritroverò la gomma perfettamente nuova. Quando andrò ad infilare, mi sono perso i corpi, ad infilare il corpo, scusate, l'amo, non uscirò più nello stesso punto dove ero uscito prima, che era qui. Ho tolto il centimetro, mi troverò
più in basso e quindi avrò una enorme tenuta in più. Ho perso un centimetro di esca, ma l'esca è utilizzabile, si muove bene, ve lo garantisco. E un'altra cosa che faccio è, siccome che in battuta nella testa mi troverò anche qui un po' di colla residua, togliere un po' di quella, non un po', togliere la colla residua, ok? In modo da tornare, ecco qui si dovrebbe vedere bene, al piombo pulito. E a quel punto avrò un'ottima tenuta della colla sul piombo e della colla sulla gomma pulita, che in più avrà una tenuta maggiore data dal fatto che non esco più nello stesso punto, ma quel mezzo centimetro più in basso, e quindi dove la gomma non era stata già, diciamo, danneggiata dall'amo durante la fase di passaggio. Faccio una parentesi sul Black Minnow. In molti mi fanno anche questa domanda: il tipo di recupero della sandilla, gercata secca e recupero veloce. Ma nel Black Minnow mi devo comportare allo stesso modo? Allora, diciamo che il recupero del Black Minnow intanto potrebbe essere fatto in modo molto diverso, anche molto più lento, o con una gercata lunga e più lenta, o un recupero lineare, perché a differenza del sandil che è completamente lineare, il Black Minnow ha questa codina in fondo, il paddle, e una ottima mobilità dell'ultima parte del corpo che è molto morbida. E quindi questo che significa? Che in una gercata anche lunga la codina si muoverà già da sola, o in un recupero anche più lento, già nella stessa discesa avremo un movimento dell'artificiale. Quindi questo ci fa capire che la gercata non obbligatoriamente deve essere decisa, ma potremmo anche fare un recupero lineare con degli scattini o delle gercate più lunghe. Dal punto di vista invece dell'innesco, abbiamo sostituito all'amo originale con un amo da tonni, questo è un 6-0, ok, con occhiello in linea, e l'abbiamo collegato per mezzo di uno split ring, ok, alla sua, aspettatevi il foglio, far vedere, niente, questo lo risistemeremo dopo. Facciamo così, togliamo lo split ring. Tolto lo split ring, vedete che il colpicino è comunque incollato alla testa, la vado a scollare. Per farvi capire meglio, praticamente questa è la, mi metto dove è più scuro, questa è la conformazione dell'interno della testa, dove noi andiamo ad appoggiare infileremo il corpo, appoggeremo un solid ring sulla curva, a chiudere completamente questa prima curva, e poi inseriremo un amo con la punta rivolta verso l'alto in uno split ring. E poi con l'aiuto di una pinza andiamo ad inserire il nostro split ring proprio all'interno di quella curva chiusa dal solid. Ecco qua. Quindi lo split ring non potrà più uscire da quella curva. Ok? Bene, credo di aver toccato diversi argomenti. Sono stato abbastanza lungo, quasi 25 minuti di video. Spero però che di essere stato chiaro. Se avete domande,
non esitate a farmele sotto al posto sulla mia pagina Facebook, e come saprete trovate tutti i miei filmati sul mio canale YouTube. Ciao ragazzi!